facciamo i nostri auguri, che è uno dei promotori della presepe qui alla società Opera, ed è giusto ricordarlo in questo momento qua, che sta in un letto, che fra domenica sarà qua, lunedì, però è giusto ricordarlo. Il presepe, dico sempre le stesse cose, è bello farlo. Fuori l'autore. Non vederlo, perché il presepe, diciamo, non è così si fa. È bello costruirlo, vederlo. Ringraziamo i tre artisti di Vighe Quenze, che io mi sono fatto scrivere i nomi, Rossi Ferdinando, Di Guido, Giovanni Fontana Ciro, che sono presenti, ma stanno facendo le ultime cose. Che sono di Vighe Quenze e hanno fatto un presepe tipo Vighe Quenze, che onestamente al sottoscritto non piace. Io sono bello a parlare chiaro, io non è che mi nascondo dietro a un vicolo. A me il presepio è bellissimo, lo vedrete, sono in tre sezioni, però a me non piace. A me piace il presepio fatto alla Sorrentina, che io non perché sono sorrentino, perché il presepio è bello vederlo. Il plus ultra del presepio è il presepio di Cuciniello, quello là, se lo vedete è un presepio, è una veduta, non questa qua, bellissimo come l'hanno fatto, che forse sarà ancora più difficile, però comunque lo accettiamo comunque, perché è stato opera di tre artisti importanti. Io non dico niente più, perché dovevo dire quello che dovevo dire. Peppino, il sindaco che è socio della società operaia, c'è il parroco Don Carmine, che adesso mi faranno seguito a queste mie due parole che ho detto, polemiche ma belle, perché sono sentite. Nella società operaia normalmente vivono le persone più anziane o quelle più grandi di età, e pertanto giustifichiamo il presidente per questo suo sfogo e per questa sua diciamo riflessione. Io penso che invece è importante che cambi, perché così diventa sempre un'attrazione. Vedere i vari modi come si fa il presepe è importante ed arricchisce la cultura di tutti quanti noi. Anche se io non sono un cultore del presepe, però ritengo che sia il fulcro della famiglia, perché attorno al presepe si riunisce la famiglia a Natale. La nascita del bambino Gesù rappresenta tantissime cose per noi cattolici. Anche in questo momento, un momento diciamo difficile per il mondo intero, io penso che il presepe possa rappresentare un giusto messaggio a tutte le religioni. Voglio dire, e io penso che questo della società operaia, che è il primo presepe che noi inauguriamo, perché per fortuna nella città di Sorrento ci sono tanti sodalizi che fanno il presepe, vogliamo come amministrazione con la nostra presenza dire un grazie a tutti quelli che lavorano affinché questo sodalizio viva in eterno, perché fa parte ormai della storia di Sorrento e non può essere abbandonato, anzi bisogna coltivarlo. Io ringrazio tutti i soci, mi associo agli auguri ai soci che sono assenti per questioni di malattie, perché purtroppo può capitare anche questo. Io sono convinto che questo presepe avrà il successo degli altri anni, permetterà alla società di vivere anche periodi economici tranquilli, perché con la risorsa delle offerte del presepe la società operaia non ha più bisogno di aiuti economici, perché riesce a sorreggere e a dare un aiuto a chi è meno fortunato di noi. Tanto